Ciao ragazzi, ciao, eccoci a di nuovo, no? Ciao Franco. Con le reazioni ancora qui, reazioni su reazioni, sai, una tira l'altra. Una tira l'altra, e così giustamente per poter dare informazioni, farvi capire anche che cosa c'è in giro, quanta meraviglia. Allora, oggi Teo vorrei parlarti, farti sentire, poi dammi tu un tuo parere, no? Vabbè, Stevie Wonder, nonna, cioè, siamo chi? Al top. Chi? Stevie Wonder, ok. Abbiamo un live del 2008 veramente eccezionale. Voglio farvi sentire un batterista che secondo me è veramente eccezionale, un altro grande batteria, Stanley Randolph. Scusate il mio inglese, poi il termine perfetto, però questo è dovrebbe nome, essere bravissimo. Stanley Randolph. Comunque, vi faccio sentire questo brano, tra l'altro che è Spendici Corea, uno dei più grossi standard mondiale, a livello mondiale, no? Reinterpretato da Stevie Wonder, questa da grande un certo band. Stevie Wonder. Io direi, non voglio prendere solo il pezzo, perché alla fine fanno i soli, che la parte è molto bella, che percussionisti, bassisti, cioè, batte tutti quanti, fa una cosa eccezionale. Ma va sentito anche tutto dall'inizio, l'esposizione, direi che è un brano che va fatto ascoltare tutto. Partiamo dall'inizio. Anche perché è un brano storico di Chick Corea. Sì, è una meraviglia, fatto veramente bene. È diventato bene, uno standard ormai, no? Cioè, no è uno standard. Tutti devono jazz conoscere degli anni, Spain. Jazz fusion suonato da tutto il mondo, no? Tra l'altro, Franco, tra l'altro, questa qui è un'informazione che do a tutti, te la dico pure a te. Se avete Disney Plus, andate a vedere, c'è un documentario, Franco, bellissimo. Si chiama, allora, come si chiama? The Festival of Soul. Praticamente c'è il batterista Questlove che ha ritrovato insieme ad altri... Ah, ho capito, qua è bellissimo. Sì. Hanno trovato praticamente in un archivio di un giornale dei video del 69, lo stesso anno in cui c'è stata la manifestazione di Woodstock. Loro hanno fatto in parallelo. Praticamente c'è stata una manifestazione molto simile a quella di Woodstock, però ad Harlem, in centro a New York, dove c'erano solamente artisti di colore, tutta la comunità di colore. La soul music, esatto. Ha aperto il concerto Stevie Wonder. A 20 anni, 18 anni, quanto aveva, ha aperto con una sola batteria. Vero. Bellissimo. C'era Stevie Wonder, c'era B.B. King. Tutti più grandi. Ragazzi, se avete Disney Plus, Festival of Soul, guardatelo, perché ne vale la pena. Bellissimo. Veramente eccezionale. Praticamente è stato un festival che nessuno conosce, nessuno sa dell'esistenza di questo festival, che invece è stato bellissimo, grandioso, oltre 300.000 persone, perché è stata ovviamente messa in ombra dal festival di Woodstock, che c'è stata nello stesso periodo, lo stesso anno. Infatti io ovviamente si ascoltava Woodstock qua, no? Esatto, esatto. Vabbè. E dopo 50 anni questi video sono riusciti. Ma quanti anni sono e passati? Questlove, che è un batterista produttore famosissimo, ha preso questi video e ci ha fatto questo documentario. Infatti lì si vede anche un po' la nascita, diciamo, del continuo all'inizio gospel, con un po' di influenza di jazz, esatto, con influenza del soul blues, music, funk, eccezionale, eccezionale. Dategli un occhio se avete Disney Plus, sì, ve lo consiglio. Sì. Ne vale veramente la pena. Bellissimo. Bene, allora ci gustiamo Stevie Wonder. Ragazzi, la siete storia. Pronti? Siete pronti? Una pianista. Anche una bellissima ragazza, lo si può tra dire, l'altro, tra l'altro, cioè, si può completa dire, la bellezza del no, brano. Perché magari uno lo pensa e non lo dice. Ecco. Ciao, eccolo qua, è arrivato. Che grande, Stevie, mamma mia. Thank you.
eccolo. Stanley Randolph. Franco, t'arrabbi se dico una cosa? T'arrabbi? No, questa qui è una cosa che dice sempre mio padre. La musica è nera. Ragazzi, la musica caso, è nera. In questo caso, sì. La musica è black. Possiamo arrivarci vicino, comunque, o simpatizzare, no? Il brano però l'ha fatto Corea. E anche molto bianca la musica. Ecco, sentite, un musicista meglio dell'altro. Queste sono le band da farci la firma, la fortuna e le capacità. Come? Tu pensi che questo qua si suonava proprio con l'ostinato samba, no? Nei tempi di là l'ha portato basso gira samba, lui proprio fa un ca. Che belle band, mamma mia. Queste sono proprio le band come quelle di Vannelli da vedere dal vivo. 20 persone sul palco, bellissimo. Come compatto, come tutti suonano. Mamma mia, grande. Cos'è una Fender? Una Strat. Cos'è? Ah, certo. Ecco qua, sollevate un altro, bravo, tutti. Pronti? E seccomi serviti, chiunque suona. Bene, passiamo alla sezione fiati, va? Ciao Aleco! Abbiamo... Wow! Che bravi! Uno più bello dell'altro! Pensa starci una notte intera! Eccolo l'altro! Due chitarre! No, no, non stiamo qua alla gara! Della bellezza come sono diversi! Come apprezzano la diversità! Personalità e tutto, lo stile. Aia! Munyungo Jackson, mamma mia, percussionista.
Vai! E da qua che bisogna imparare i soli di batteria, raga! Dall'Asi! Eccola, poi c'è la principessa, vedi, c'è lei. Bravissima, ma che brava! Bravissimo comunque il batterista, pulito, preciso. Sai che la prima volta il batterista pensavo fosse una donna, scusatemi, ma questo viso un po' dolce. Mamma, oh, senti questo, senti questo. Che personaggio, ragazzi. Senti, oh, ragazzi, pieno l'unità di misura del groove è la panza. Più panza c'hai, più c'hai groove. E ma suona così per quello. Esatto. Senti qua. Che film interessanti. Wow. Oh, anche questo è pazzesco. Che... Ah, sì. Questo è Fausto Cuevas. Una bravura estrema anche questo. Adoro le conga. Che fraseggio. Belle frasi, no? E adesso? Ecco, questo è il maestro. Il maestro. Due note, ciao. Wow. Batterista travagliato e songo li mischia. Bravissimo. Ecco le due ride già. Ciao. Wow, che bravo. Ah! Vedi che gusto qua! Questa scuola gospeliana, mamma eh! Mamma mia! Per nessuno! Wow! Yeah! Black drumming! Ma che bravi, ragazzi! Bravissimo! Ma bravi tutti, guarda che bello! Bene, la prossima volta che capiamo dal vivo, se ci riusciamo, le andiamo a vedere, spero. Mamma mia. Meraviglia. Spettacolo.
Che spettacolo! Questo è veramente eccezionale. Che bene. Avremmo voluto essere là. Wow. Comunque, vabbè, meglio wow, che niente. Wow. Parole, Teo? Dimmi no, che cosa vuoi dire? Cioè, dimmi qualcosa. Stiamo parlando del re del funk, del soul, jazz. Cioè, veramente. Poi, veramente, Stevie Wonder penso che sia stato uno di quelli che non si è mai fermato. Ma sempre dimostra la band. Dimostra la band che mette in piedi, i personaggi che sceglie. Vabbè, sicuramente il livello è estremo, cioè tra i migliori musicisti, no? Allora, comunque. Ritornando un po' a tutto il discorso, no, di Stevie Wonder, che vabbè, lui potrebbe anche suonare da solo, sì. Vederlo. Ma in realtà questa band è eccezionale, direi veramente. Addirittura i primi album che ha fatto Stevie Wonder registrava tutto lui, eh. Sì, batteria, infatti, voce, batteria, film pazzeschi, impensabili, perché ovviamente tu dici, non chi ha la batteria Stevie Wonder? Era lui, sì, grande, sì. Stevie Wonder, direi che poi ha fatto insomma dei brani che sono diventati pietre miliari della storia della musica, e dimostra ancora il grande Stevie Wonder di essere un grande anche al giorno d'oggi, no? Che più di concerti, questo qua 2008, ma è continuato ad andare avanti, fa sempre concerti ad alto livello, e come ripeto, che dico sempre, il brano è bellissimo, infatti anche Corea è stupendo, no? Però quanto è bella la reinterpretazione, certo. Cioè la personale, quello che dovete imparare è la personalità di ognuno di voi, ogni musicista è personale, quella è la grandezza. Esatto, infatti allora, io non conoscevo Stanley Randolph, per come l'ho sentito, per come ha interpretato il brano, bravissimo. Poi il solo là, gli hai dato carta bianca. Ci vede ciao a lì, tutti, ciao. Però è... Dai, cioè, io lo dico, la musica è nera, ma non per qualcosa. No, vabbè, ce l'hanno di cultura, iniziano da bambini, loro da bambini vengono lanciati. Sì, questo noi possiamo suonare quello, però proprio le diciamo... Giustamente dicono tutti i grandi, no? Dicono sempre tu suoni secondo da dove vieni, certo, no? Perciò ognuno ha da dire qualcosa, però questo tipo di sound ci vuole sempre un bel misto, bianco e nero, perché sennò ed è perfetto, però quel sound è, insomma, è loro, quando si parla gospeliano anche il batterista lo senti tutti, tra l'altro, ma poi a batteria non si vede che è una scuola, arrivano da queste scuole gospel che fanno paura, che è una scuola di vita, sono delle chiese, cioè fanno paura, sono veramente eccezionali, no? Ma il modo di come si pone, questo modo aperto, questo respiro, no? Ovviamente che il pizzico di Latin messo in questo, ha usato tre ritmi all'interno, tutti i lati, songo, vaiao, hai capito, soca, cioè tutti li hai messi dentro, no? No, ma poi precisissimo, lo vedi suonare, non fa una smorfia. E percussionisti? Beh, tutti, vabbè. No, qui saremo, saremo tutti. Possiamo parlare anche del... Per riprendere uno alla volta. Anche il tecnico Luci era bravissimo, sì, eh. In questo caso, il tecnico... finalmente... il cameraman! È eccezionale! Direi finalmente deve essere uno dei loro, della almeno troupe. Almeno riprendeva singolarmente non come chi quello faceva... di Vannelli, che quello là... Suonava la batteria di qui, lui era di là. Lui la corista. Il sassofonista che non suonava. Incredibile. Benissimo. Comunque, ragazzi... Fantastico. Bene. Veramente siamo bello. Giunto al termine anche di questo, ma noi siamo contenti di aver ascoltato questo, di aver rivissuto questo. Teo, penso che io sono sempre senza parole quando si ascolta buona musica è sempre un piacere. Difatti è quello che vogliamo, cercare di farvi ascoltare quella che per noi, per me è una buona musica, per te però ovviamente, cioè, se avete dei consigli da darci, tranquillamente scriveteli sotto nei commenti, che poi io e Franco ce le ascoltiamo molto volentieri, condividendoli con voi. Certo, se vi piace. Ma qui ce n'avevi veramente tante da andare a beccare, di personaggi che magari... Abbiamo la fantastica fortuna di avere YouTube, internet e di poter ascoltare tutto con un click. Una volta tu, ai tuoi tempi, Franco, per ascoltare musica dovevi aspettare... erano delle sette che ci incontravamo, il disco il più figo era quello che ho trovato, l'ultimo disco americano. Billy Cobham! Sì. Bellissimo, c'era proprio... C'era un sapore diverso, però. Però insomma, abbiamo questa fortuna. Però anche lì, nel mondo internet, che c'è il mondo, è non buona una guida. Come l'insegnamento, come i dati, come una guida, dà una mano, no? Assolutamente. Dire, guarda, io sono già stato in sto posto qua.
funziona così, ti do delle indicazioni, poi se ti piace, perlomeno hai una base, come è stata data a noi. Esatto. Ringraziamo quelli che ci hanno aiutato negli anni ad ascoltare la musica, ad apprezzarla e fare il giro, proprio un grande ascolto, la mente cresce, continua a crescere e le emozioni, come mi ripeto. Come quando io ero piccolino, che avevo 2 anni e ascoltavo già gli Yellow Jacket. Ringraziamo mio padre. Ringrazio papà, grazie papà. Però della mia età, musicisti della mia età, che comunque io ho 30 anni, chi è che conosce gli Yellow Jacket? Purtroppo, sai, è sempre un po' di nicchia, no? Cassiopea, chi li conosce? Veramente pochi. Akira Jimbo, cioè stiamo parlando di Akira G, William Kenney. Guarda che non li mandiamo a casa più. Prossimo video Akira Jimbo, William Kennedy. Ce l'abbiamo. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video, ovviamente iscrivetevi al canale di Franco. Sapere, come ripeto sempre, le lezioni partiranno a ottobre. Ripartiamo ancora, no? Datemi un po' di tregua, che sto facendo un sacco di lavori, metodi nuovi, video metodi nuovi, c'è un sacco di lavoro in ballo, perciò partirò a ottobre con le lezioni, però penso che anche queste siano importanti, anzi sì, direi la musica è sempre più importante. No, perché come dico sempre io e come dici sempre tu, puoi studiare tutto quello che vuoi, però se dopo non lo metti in pratica musicalmente, l'obiettivo è quello. Sai cosa diceva Buddy Rich? No, ma guarda che sei scherzosa. Per essere un bravo musicista devi essere un bravo ladro. Devi rubare. Ma lei capisce? Ascolta, prendi, plagio è una roba. Ma andare ad ascoltare, guardare, capire, un passaggio ti piace, un tempo ti piace, è lì la bellezza. Esatto. Ascolta, cerca di capire come. Quella lì è la ricerca. Come? Noi dobbiamo immaginare che siamo dei viaggiatori nel mondo e ogni volta visitiamo un paese diverso e andiamo a cercare a capire le caratteristiche, certo, i posti. Questo è come io penso la musica, questa grande passione che ci accomuna tutti quanti. Esatto. Tra l'altro, chiudo. Apro e chiudo parentesi, come ti dicevo di quel documentario di Harlem, Stevie Wonder, B.B. King, a un certo punto appare uno che io non sapevo fosse uno dei più grandi esponenti delle Pantere Nere di quel periodo, no? Un certo Max Roach, sul palco, un certo Max Roach. Vabbè, quindi, quando vai a parlare di guardatelo, jazz, ragazzi, Max Roach, Festival quindi of Soul su Disney Plus, se lo trovate dategli un occhio, che è veramente interessante. Benissimo. Dai, aspettiamo i vostri commenti, un po' di reazioni vostre, ok? Ci vediamo al prossimo video. Ok. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao.